Dopo il lancio del token Compound, l'ecosistema DeFi ha attirato tantissimo l'attenzione del pubblico. La liquidità racchiusa al suo interno è aumentata di diversi ordini di grandezza e si stanno presentando tantissime opportunità di rendita, perché la DeFi, come saprete, è finalizzata a connettere credito e debito, quindi liquidità e chi chiede liquidità a fronte del guadagno di un interesse, quindi sta creando un mercato a parte. Ultimamente c'è talmente tanto interesse nella liquidità DeFi che queste rendite possibili arrivano veramente alle stelle. Con l'introduzione del token Comp, inoltre, si è creata una nuova opportunità che è quella di fare il cosiddetto farming del token Comp, ovvero utilizzare Compound il più possibile, andando a concatenare prestiti vari, al fine di ottenere la massima esposizione su Compound e ottenere la massima quantità possibile del token Comp. Tuttavia, la riflessione che voglio fare oggi è questa. Tutta questa corsa alla rendita forsennata può rischiare di creare, di gonfiare e arrivare addirittura a far scoppiare una nuova bolla simile a quella delle ICO nel 2017, per capirci, e ne voglio riflettere con voi. Buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. Io premetto che adoro la DeFi, è un mondo interessantissimo e secondo me è uno dei cavalli di battaglia della blockchain Ethereum e della blockchain in generale. Ha delle potenzialità pazzesche e già adesso le sta dimostrando. Tuttavia, ecco, c'è sempre da fare i conti con l'avarizia delle persone che, come in questo caso, il discorso del token Compound che viene distribuito a tutti gli utilizzatori della piattaforma in maniera proporzionale a quanto la utilizzano, potrebbe incentivare ad abusare di questa piattaforma, andando quindi a far aprire tantissimi prestiti il meno collateralizzato possibile allo scopo di massimizzare l'esposizione e massimizzare la quantità di token Comp ricevuti. Questo rischia veramente di fare grossi danni qualora si dovessero verificare degli imprevisti. Lo scopo del video di oggi è descrivervi innanzitutto questa procedura del farming dei token comp che adesso va molto di moda e anche del farming delle rendite dalle piattaforme di DeFi e in seguito esporne chiaramente i rischi proprio per cercare di disincentivare chiunque di voi stia pensando di fiondarcisi a capofitto mettendoci tutto quello che ha proprio perché ci sono dei rischi assolutamente non trascurabili. Non esiste un investimento, chiamiamolo così, ad alto rendimento che non sia accompagnato da un altrettanto alto rischio. Bisogna sempre metterselo in testa. E quindi seguitemi, mi raccomando, fino alla fine perché vi descrivo passo passo tutta questa opportunità e i rischi che ne conseguono e le conseguenze che potrebbe avere. E infine ne intavolo una discussione con voi perché, come sempre, io ci tengo a sapere il vostro parere. Quindi utilizzate i commenti per dirmi qual è la vostra visione su tutto questo. Prima di iniziare vi ricordo che se apprezzate sempre i miei video e i miei contenuti, cortesemente lasciatemi un like anche a questo video che io mi gaso ai massimi e a voi non costa nulla. Iscrivetevi al canale, cliccate la campanellina così riceverete tutte le notifiche sui miei video e infine seguitemi sugli altri canali social di cui trovate i link in descrizione. Ora andiamo a vedere questo farming dei token comp e delle rendite sulla DeFi e quali rischi potrebbe avere. Seguitemi. Tutto ha avuto inizio pochi giorni fa, quando Compound ha deciso di erogare il suo token, il Governance Token Comp. Questo token ha subito avuto gli occhi di tutti puntati addosso perché nell'immediato, veramente 1 o 2 giorni dopo, è stato deciso dai maggiori exchange di listarlo subito, Coinbase Pro, FTX, Poloniex e altri a seguire. Dal momento del listing in poi, il token ha visto il suo prezzo aumentare in maniera esponenziale, arrivando a fare, dal momento dell'erogazione fino al suo massimo, più del 5 per, ma nel giro veramente di pochissimi giorni. Su CoinMarketCap potete andare a vedere quello che è il suo grafico. Questo token viene distribuito dalla piattaforma Compound ai suoi utilizzatori. Come saprete, se avete visto il mio video su Compound, ormai un po' vecchiotto ma sempre attuale, la piattaforma ha lo scopo di fornire prestiti collateralizzati, quindi uno può depositare cripto e richiedere un prestito in liquidità mettendo come collaterale appunto le sue cripto. Una controparte può decidere invece di mettere in prestito la sua liquidità per ottenere una rendita passiva. Quindi è un classico modello di credito-debito che va molto di moda appunto nel mondo della DeFi. La sua liquidità comunque non è stata mai così elevata come in questi giorni, che ha raggiunto quasi il miliardo, è aumentata di parecchi ordini di grandezza rispetto al suo livello standard, diciamo, proprio perché il token comp viene erogato in maniera proporzionale all'interesse generato sulla piattaforma.
piattaforma, quindi a quanto prestito richiedo, a quanta liquidità concedo alla piattaforma, giornalmente a tutti gli utilizzatori. Questo è l'unico modo per ottenere il token Comp. Visto il crescente interesse, il crescente valore e tutto quanto, come potrete facilmente immaginare, c'è stata una corsa all'oro, una corsa all'utilizzo di Compound con l'unico scopo di andare a estrarre questo token, ad ottenere il più possibile di questo token. Questo processo viene chiamato farming del token Comp proprio perché appunto l'unico scopo è andare a generarne il più possibile. Per fare questo quindi non ci si limita a utilizzare normalmente questa piattaforma, ma si cerca di abusarne con l'unico scopo di massimizzare la propria esposizione sulla piattaforma stessa e quindi di conseguenza ottenere il massimo numero possibile di token Comp. Questo allo scopo di o venderli e guadagnare immediatamente, oppure detenerli magari perché ci si prospetta un aumento di valore del token stesso, oppure di ottenere una fetta di governance, quindi un potere decisionale sulla piattaforma stessa. Questi, diciamo, sono gli incentivi che spingono al farming dei token Comp. Come funziona questo farming? Beh, funziona che se normalmente uno utilizza la piattaforma o per prendere un prestito oppure per fornirlo, in questo caso si è incentivati a fare entrambe le cose, proprio perché così facendo si massimizza la propria esposizione sulla piattaforma stessa. In particolare, io vado a depositare del collaterale, supponiamo Bitcoin o Ether, sono ovviamente nella forma di WBTC, essendo ERC20, e prendo un prestito collateralizzato con essi. Questo è il primo step. Su questo prestito inizio già a guadagnare un flusso di comp, come cashback, chiamiamolo, perché io vado a pagare ovviamente la borrow APY, ad esempio se vado a prendere in prestito USDT, in questo istante pagherei all'incirca, poi ovviamente varia di giorno in giorno, il 13% annuo. Nel frattempo però io ho diritto a una fetta, un flusso continuo dei token comp. Piccola curiosità, io ho fatto il calcolo ieri e i token comp, al prezzo di ieri ovviamente, con l'APY di ieri, andavano a coprire veramente ampiamente, ma davvero tanto, il prezzo pagato per il borrow APY. Quindi banalmente questo significa un incentivo ad aprire un prestito, soltanto viene soltanto compensato già dall'erogazione dei token comp, il quanto viene pagato da colui che apre il prestito, ok? Quindi già questo è un enorme incentivo. Poi il secondo step è utilizzare questi USDT che ho preso in prestito per metterli in prestito a mia volta. In questo modo il guadagno è doppio, perché guadagno il supply APY, che ovviamente è minore del borrow APY, perché altrimenti sarebbe costante il fatto che io prendo un prestito e ridò in prestito e ci guadagno, e ovviamente diventerebbe non sostenibile. Però così facendo vado a guadagnare un secondo flusso di token comp, perché mi espongo una seconda volta alla piattaforma, stavolta dal lato opposto. Quindi mi incentiva a fare questa catena di prendere in prestito fondi da mettere in prestito a mia volta, e questa catena c'è il rischio, secondo me, che possa andare a gonfiare una bolla, perché se questo si espande del tipo che lo cominciano a fare tutti, si gonfia il prezzo di comp, si innescano tutte queste situazioni che tendono molto un elastico, si riempie di liquidità lo smart contract di Compound, ma che in realtà è un utilizzo sintetico della piattaforma, perché non è un utilizzo reale, ma è un utilizzo soltanto finalizzato ad alimentare questo farming dei token comp, e quindi si snatura un po' la piattaforma e si rischia appunto di gonfiare questa bolla, che qualora dovesse accadere qualcosa, e qui già vi inizio a spoilerare qualche rischio, come liquidazioni a catena piuttosto che danni collaterali, diciamo così, c'è davvero il rischio di andare a farla scoppiare, creare dei danni veramente veramente enormi. Facendo qualche calcolo sempre ieri, avevo visto che facendo un'operazione di questo tipo si poteva arrivare a un APY quasi del 100%, pensate voi, in particolare se si aveva qualche accortezza, del tipo di sfruttare anche i differenti tassi, i differenti APY tra USDC e Tether USD. In che modo? Prendendo in prestito USDC, utilizzando quei pool decentralizzati di cui ho parlato nell'ultimo video, che al momento non c'è ma che spero che YouTube mi ripristini il prima possibile, conto che sarà così, li vado a cambiare da USDC a USDT ad esempio, e vado a mettere in prestito gli USDT. Quindi io prendo in prestito gli USDC pagando il 2,45, li vado a cambiare ad esempio su Curve piuttosto che su Uniswap eccetera eccetera, li vado a mettere in prestito di nuovo su Compound e ottengo il 6,62 più il secondo flusso di token comp. Andando a sfruttare questo arbitraggio, che effettivamente è quello tra l'APY in supply e in borrow delle due differenti
stablecoin, vado a incentivare ancora di più il guadagno. Ovviamente un'altra possibilità, visto che su quei pool tipo appunto Curve è possibile anche fare da fornitori di liquidità, in cambio anche qua di un tasso di interesse dato dalle fees che gli altri pagano per fare questi scambi di cui vi ho fatto un esempio prima, l'altra possibilità è che io prendo in prestito, collateralizzando, quindi rimanendo allo step 1 visto prima, prendo in prestito, che so, USDT o USDC per avere un APY minore, e poi lo vado a mettere in un pool qua su Curve, andando a guadagnare da quello che è l'APY del pool stesso. Facendo due conti, però, avevo visto che il guadagno maggiore lo si ha utilizzando doppiamente Compound per andare a raddoppiare il flusso di token comp. Come vedete, questo ci fa capire che innanzitutto queste piattaforme di DeFi sono tutte molto interconnesse, perché ci sono veramente degli arbitraggi interessanti da seguire e delle possibilità interessanti da seguire per andare a estrarre questo yield, questa rendita che effettivamente stanno offrendo in questo particolare momento storico, che è un momento iniziale, poi immagino che in futuro tenderanno ad appiattirsi un po'. Stanno offrendo tuttavia dei tassi di interesse veramente interessanti, che sono quello che le sta aiutando a far parlare moltissimo di sé, forse anche troppo, perché è un argomento leggermente avanzato che, se capita nelle mani di chi non sa di che cosa si sta parlando, rischia veramente di fare del casino. E il motivo del mio video è proprio questo: cercare di fare il punto sui rischi. Quindi mettiamoceli ben in chiaro, adesso ve li dico con estrema chiarezza quali sono i rischi. Il primo rischio, soprattutto solo se si va ad aprire dei prestiti, quindi a fare un borrow, è quello di liquidazione, ovvero se io collateralizzo Ether per prendere in prestito USDC o USDT, se Ether mi crolla di prezzo improvvisamente e il collaterale perde di valore in maniera troppo marcata rispetto al prestito che ho preso, vengo belle che liquidato e ciao, e qua ho la prima perdita notevole. Queste perdite qui eccedono qualsiasi tipo di tasso che posso guadagnare poi nel corso dell'anno, e la liquidazione mi massacra completamente il collaterale, mettetevelo bene in testa. E soprattutto nel prezzo di liquidazione c'è anche da calcolare quello che è il costo di borrow, che può variare di giorno in giorno, quindi attenzione, perché se oggi qua c'è scritto 2,45, magari domani è differente, dipende tutto dalla domanda e dall'offerta. Attenzione quindi a questo primo punto. Il mio personalissimo consiglio è di evitare di fare dei borrow finalizzati soltanto a farmare i token, perché ci si va veramente ad esporre dei rischi che secondo me superano i benefici. La seconda cosa è il rischio sistemico, chiamiamolo, ovvero il rischio che qualcuno buchi lo smart contract di Compound, come è già accaduto recentemente a Bancor, per dire l'ultimo. E è vero che è comunque certificata la sua sicurezza, ha superato degli audit eccetera eccetera, però sappiamo altrettanto che online il termine sicurezza è sempre relativo, e soprattutto quando si parla di una liquidità di 1 miliardo come quella che al momento è su Compound, ma c'è una proiezione di crescita nel tempo, capite molto bene che l'incentivo a provare a bucarlo è veramente immenso, e pertanto la minaccia cresce col crescere della liquidità stessa. Infine, ve l'ho detto, tutte queste piattaforme di DeFi sono estremamente interconnesse, e quindi ci sono quei cosiddetti cigni neri, ovvero magari succede qualcosa che nessuno si aspetta su un'altra piattaforma che non c'entra niente con Compound, ma in qualche modo c'è legata, e quindi succede un danno catastrofico di conseguenza su Compound. Tutto questo mondo DeFi che si sta creando appunto sulla blockchain Ethereum è interdipendente una piattaforma dall'altra, perché spesso appunto vengono exploitati questi arbitraggi, quindi c'è chi utilizza una piattaforma e nel frattempo utilizza anche l'altra. Magari le piattaforme stesse vanno a dare liquidità l'una all'altra e viceversa, i pool si uniscono, insomma ci sono delle dinamiche tali per cui un danno a una piattaforma si ripercuote a tutte le altre, e quindi amplifica il rischio di cigno nero. E infine c'è il rischio di perdita del PEG, ovvero del legame col dollaro delle stablecoin. Se domani si scopre che Tether, cioè questa fantomatica apocalisse di cui si parla da tempo, si scopre che Tether non ha dietro il collaterale in dollari che tutti pensano, è un disastro veramente a sto punto. Non so neanche se sarebbe un disastro recuperabile, però
limitandoci ad esaminarlo lato DeFi, farebbe veramente collassare tutto. Sarebbe un disastro di proporzioni gigantesche. Credo che quasi disintegrerebbe tutto quello che è stato costruito lato DeFi, perché si basa moltissimo, forse troppo, sulle stable coins. Inoltre, un altro rischio che è meno legato, diciamo così, all'utente, è più legato all'ecosistema, è quello che le cosiddette whales vadano a impossessarsi, a fare un takeover della piattaforma Compound. Le whales, tipo parlo degli exchange, piuttosto di chi ha grosse sacche di liquidità, magari anche le piattaforme di CeFi, chi lo sa. Noi forniamo magari le nostre stablecoin, che ne so io, a Nexo, per dirne una, e ci dà l'8%, il 10%, quello che è. Cazzo, Nexo dice, ma io vado a guadagnarci di più facendo sto numero qui, e lui fa una sorta di riserva frazionaria. Mi immagino che adesso molti exchange e molte piattaforme di questo tipo facciano un lavoro del genere, e di conseguenza si accaparrano tantissimi token comp. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che ottengono potere sulla piattaforma Compound, e c'è sempre da farsi la domanda, ma è bene, è male che loro ottengano tutto questo potere oppure no? Insomma, si ricade nel tema della manipolazione, che è un tema sempre verde. E vi faccio quest'ultimo esempio per chiudere, che mi fa un po' sorridere, sempre parlando di manipolazione. Guardate BAT, che non se l'è mai filato nessuno qui su Compound, e improvvisamente sono comparsi 180 milioni, in particolare sia in supply che in borrow. Questa è una, come dire, una footprint gigante, un'impronta gigantesca di una qualche whale che ha volutamente dato il supply e ha preso in prestito l'89% del supply con l'unico scopo di farmare palesemente dei token comp, proprio perché è andato addirittura quasi a saturare tutta la supply, cioè a fornirle, a prendersela tutta, in modo da avere una fetta gigantesca di esposizione, quasi la totalità su BAT, e quindi di farmare tantissimi token comp. Niente, io vi chiedo che cosa ne pensate, cosa vi ho lasciato qualcosa con questa riflessione, cosa, cioè, pensate che potrebbe mettere a rischio, pensate che potrebbe far collassare l'ecosistema DeFi, insomma ditemi un po' che cosa vi sembra tutto ciò, perché io un po' di paura ce l'ho quando vedo crescere così in fretta un settore e la liquidità in quel settore. A me inizia un po' a spaventare, soprattutto quando ci sono in ballo dei guadagni potenziali così alti, in cui immagino tutti si butteranno, si gonfierà ancora di più la situazione, fino a superare una certa massa critica, e poi inizierà l'esplosione. Io spero che questa esplosione sia il più circoscritto possibile. Ditemi voi la vostra, così ne discutiamo giù nei commenti. Ragazzi, un carissimo saluto e alla prossima!